benvenuti in questo nuovo weekly vlog. Stranamente non c'è Kamar che mi morde l'accetto della fotocamera oggi, di solito accade sempre, ma c'è un buon motivo per questo. Sapete, questo mostro qui, proprio questa qui, yes, è in calore. Da praticamente ieri mattina ha iniziato a fare i versi che fanno i gatti quando sono in calore, vero bella? Lo so, vero Kamar? Stai cercando un maschietto con cui accoppiarti? Non sei un po' troppo giovane? Guarda che non hai neanche 8 mesi. Cioè, sei un pochettino troppo giovane. Dopo mi tocca chiamare MTV e mandarti a Teen Mom. 16 and pregnant. Anzi, a essere sinceri, 7 months and a half and pregnant. Che non sei neanche vecchia 8 mesi e già vuoi bambini. Ti sembra? Sei un cucciolo di gatto che vuole i cuccioli di gatto. E dopo chi ci pensa loro, eh? Chi è che li mantiene? Hai un lavoro? Il maschietto con cui vuoi accoppiarti ha un lavoro? Può mantenerli, può mandarli a scuola, può dare un'educazione, può dargli da mangiare. Non te ne frega niente di questi discorsi, eh? Guarda che è una cosa importante, non va ignorata, sai Kamar? Cioè, devi dare un futuro degno ai tuoi bambini. Guardati quanto sei bella, guarda che occhioni vispi, guardala che occhioni vispi. Fatto sta che oggi è decisamente molto più calma rispetto a ieri. Ieri era incontenibile, proprio era un continuo... Sapete, presenti i versi che fanno i gatti quando sono in calore? Ecco, continuavo a farli, ciao Pinta! Mentre quest'altra qui, la Pinta, ciao amore mio, tu non sei ancora in calore, tu sei un po' troppo piccolina, vero? Sei molto più... Ah! Ecco, stavo dicendo io che Kamar mi aveva ancora attaccato il laccetto, mi sembrava strano. Pinta è ancora un pochettino meno sviluppata di Kumira, quindi sì. Aia! Il loro veterinario che mi ha detto che è chiuso fino a lunedì, perciò lunedì mattina li chiameremo e vedremo quando ci danno l'appuntamento per portarle a far sterilizzare. Quando ho portato queste due mostre a farsi vaccinare, intanto c'è Pinta che sta giocando con l'accetto. La vedete questa mostra? È un mostro? Ma sei il mostro più bello? Aia! Aia! Ah! Ah! Cattiva. Sei un cattivo gatto, non si fa, mamma mia. Ti voglio fare le coccole, non mi attaccare, dannazione. Fatto sta che quando sono state portate dal veterinario per essere vaccinate è anche stato detto alla persona che poi ce le ha portate di portarle a sterilizzare quando una delle due avrebbe avuto il suo primo calore. Ma state calmi gatti. Quindi ora che la piccola Kamar ha avuto il suo primo ciclo, mettiamola così, anche se poi di ciclo vero e proprio non si tratta, ma vabbè, è giusto per farvi capire, dobbiamo portarle a far sterilizzare, ma mi sa che sarà una cosa che verrà fatta settimana prossima. Maria oggi non c'è e non ci sarà neanche domani, mi ha abbandonato per un paio di giorni perché per il suo compleanno, che è stato martedì, ho perso la cognizione del tempo ormai, non so più che giorno sia quando. Fatto sta che per il suo compleanno delle sue amiche gli hanno regalato un biglietto per il concerto dei Killers, che si tiene proprio stasera, e quindi lei è andata a guardarseli e la invidio un sacco, vorrei essere lì io al posto tuo. Dannazione, se mi stai guardando sappi che ti odio. Non è vero, non ti odio, però c'è una cosa che mi infastidisce. Perché il divano e il tavolino sono pieni di vestiti tuoi? Dannazione, Maria, dannazione. E poi devo mettere in ordine io, ovviamente. Raga, in questo momento mi sto facendo da mangiare. Sto preparando un po' di pasta che farò in bianco e un pochettino di zucchine. E voglio provare per la prima volta a girarle e vedere se riesco a non far cadere tutto quanto in giro. Vediamo se seguendo il consiglio di Gordon Ramsay funziona. Quindi piega verso il basso e tira su. Oh, funziona. Funziona. Funziona, sono andati via soltanto un paio di pezzettini di scalogno, va bene. Tra l'altro, piccolo consiglio molto molto stupido per quando cucinate la pasta. Avete presente che nell'acqua che bolle ci mettete dentro un po' di sale? Se vi piace il sapore, aggiungeteci anche un pizzico di pepe all'interno dell'acqua di cottura e lo sentirete poi nel momento in cui masticate la pasta, eh. Proprio un pizzichino, basta, e viene fuori buonissimo. E sicuramente arriverà qualcuno offeso: Kirloff, ma cosa fai? Cosa metti il pepe nell'acqua? Insulti la cucina italiana? Provateci e poi ne riparliamo. Vi giuro, il pepe è un qualcosa di spettacolare. Guinness World Record Gamers Edition. Dai, vediamo se sotto la categoria canali più cancri c'è quello di Marco. Dai, vediamo. No, mi sa niente che non Marco, c'è. Niente Marco. No, Marco, fai così schifo che ti snobbano pure al Guinness per il canale più schifoso. Ehi, di YouTube. Ehi, qui c'è scritto 100k? Cosa? Ah no. C'è scritto 100k? Ah no, no, no. Purtroppo questa battuta non ha più senso ormai, perché Marco ha fatto i 100k due giorni fa, quindi... Dannazione, non pensavo che ci sarebbe arrivato prima dell'uscita di questo vlog. Ciao magica porta parlante. Oggi sono un porto magico. Aspetta, cosa? Cos'è successo alla voce? Tutto a posto? Sono pieno di barche. Eh? Ah, oh. Hai cambiato solo la voce, sei sempre pessima con i gusti nelle battute, vedo. Sai che sei mancata un po', gli... sei mancato un po' agli iscritti, chiedo scusa. Anche tu, anche voi. Anche tu, anch'io sono mancato, ma io non me ne sono mai andato purtroppo per loro. Faccio un regalo agli iscritti, posso? Fallo, fallo. Wow, che bello! Questo suono non è in pratica una sintesi dei miei video. Hello, sono un idiota, ero convinto di stare già registrando questa clip, invece ho iniziato in questo momento. Comunque, con questo essere qua, stiamo andando fuori per festeggiare il compleanno di questo essere qua. E siccome è un'occasione importante, mi sono vestito per le feste. Indossando la maglia di Lily Meraviglia,
Che top! Cosa ne pensi? Che bella, e la voglio anch'io. Volevo chiederti, com'è andato il concerto dei Killers? Che bello, mi manca così tanto, Brennan. Guarda che sia io che tutti quanti nei commenti ti invidiamo un sacco, sappilo. Era bellissimo, ero vicinissima, tanto così. Sei una persona libera, ti picchio. Raga, se avete bisogno di proteggere la vostra casa da eventuali furti, non usate i cancelli, a che cazzo servono? Usate una cazzo di transenna slegata da qualsiasi cosa a questo mondo, perché non basta prenderla tipo così, tipo la prendi e la sposti. No. Cioè io adesso ho l'istinto di andare a spostarla. Vorrei dire una cosa ma non la dirò. Sappiamo tutti cosa sta per dire Dada. Ringraziate la spalla di Chiara per averci fatto notare la transenna. Ho zoomato dalla parte sbagliata. Fatto sta che devo farvi un annuncio importante. Purtroppo Maria ed io non stiamo più insieme perché ho trovato un nuovo partner che mi dà, non lo so, mi fa sentire meglio. Sto parlando del letto. Ultimamente una relazione molto molto stretta e affettuosa con lui. Io non me ne vado da qui. Magari, mi piacerebbe, ma non posso. Devo rendermi utile alla società. Non è vero, questa è una bugia. Sono uno youtuber, gli youtuber sono inutili. Soprattutto se si chiamano The Mark. Ti amo, Marco. Però amo di più il mio letto. Vabbè, sentite, non posso stare tutto quanto il giorno appiccicata alla mia nuova amorosa. Pertanto uscirò e farò qualcosa di divertente con una persona simpatica. Non è questa qui, è un'altra. Fammi vedere la rabbia, dimostramelo sulla guancia. Fammi vedere la tua rabbia sulla guancia. Ciao, bellissimo. Come va la vita? Male, molto. Perché? Male. Perché l'Irlanda mi sta distruggendo. Vedo, lo noto. Ogni giorno sei sempre faccia. Più distrutto. No, non hai più una faccia. Hai presente Karen nei primi tempi? Uguale, senza faccia. Ciao, Maria. Ciao. Raga, pensi di aver fatto la cosa più inutile del mondo? Cioè, è un cosino che tu prendi e puoi afferrare le cose. Ma funziona? Ora, sono curioso. Funziona? Funziona? Fuck. Ora gente, guardate quello schermo. Ditemi se non vi tilta il fatto che la linea in cima non sia intera e continua a muoversi. Vi giuro, io sono qua da 2 minuti a guardarlo e mi sta facendo star male. Rob, cosa ne pensi? Non voglio. Non vuoi? Torotti, è ipnotizzante. Sono presissimo. Ciao Rob. Ciao. Senti, Maria se n'è andata. Ok. Quindi, siccome tu sei nuovo qua a Cork e siccome un sacco di persone mi hanno chiesto di fare un tour di Cork, facciamo un tour di Cork. Peccato che tipo sono i mercati inglesi chiusi, perché sì, vero. Ah, che palle. Vabbè raga, però faremo il tour di Cork senza i mercati inglesi. Ci dedicheremo un video a parte per quella cosa lì. Ciao potito, sei bellissimo. Qui c'è una chiesa. Qui c'è un'altra chiesa. Non so se si veda, però laggiù in lontananza c'è un'altra chiesa. Quella è una chiesa. Quello è un pigno. Un pigno? Un pigno. No, vi giuro, gli uccelli grossi mi mettono un sacco di ansia. In qualsiasi situazione. Questo invece è il mio pub preferito. Ciao scarpone. Questo qua è anche un altro pub. È carino, però non mi piace. Qui anche si beve, però è il pub per ricchi e non me lo posso permettere. Questa è la fontana in cui ogni singola sera ci cadono dentro dai 2 ai 4 ubriachi. Quello è il posto dove le persone ubriache vanno a sfamarsi. Laggiù invece c'è un altro posto dove gli ubriachi vanno a sfamarsi. Quello lì è meglio perché è un kebab baro. Ciao, in questo momento stiamo entrando nell'università per far cominciare qui il tour perché è bello questo posto e mi manca. Mentre camminiamo all'interno di questo campus strafigo, il buon Rob ha bisogno di risolvere 2 dubbi. Dubbio numero 1: perché dici sempre uomo? Perché c'era un ragazzo nella mia scuola, ok, che andava in giro e diceva tutti quanti oh man. Allora non so, un giorno per prenderlo per il culo gli faccio dai, ciao uomo, e ho risposto in italiano e da quel giorno lì è rimasto uomo. Dubbio numero 2: c'è un bidone in questo posto? No, non c'è un bidone. In questo campus sono stati tolti tutti quanti i bidoni perché è il primo green campus del mondo, perciò è un campus completamente ecologico, senza bidoni, perciò senza spazzatura. Non è vero. Perché quello lì fa parte del... No! Non si butta, non si fa. Mi piacerebbe fare una ripresa alla Human Safari, però non le so fare, quindi non le farò. Questa pietra tipo segna l'inizio del progetto di miglioramento del paesaggio. C'è l'inglese sotto. Io ero convinto che sapessi veramente cosa stavi leggendo. Non avevo la più pallida idea. Beh dai, utile. A questo punto portala via tutta, no? Ma infatti, ma che dici? La portiamo via noi? Maria ha bisogno di una bicicletta nuova. Prendiamo questa. Questi suoi striscia per strada. Giusto. Giusto, vai, sgancia. Merda, ma questi qua sono quelli che non si possono togliere. Che palle. Siamo a metà novembre, ma c'è già l'albero di Natale. Che palle, io odio il Natale in anticipo. Raga, mentivano le scritte, i bidoni ci sono ancora. Ma che cazzo? Sono tantissimi. Ma what the fuck? Uomo, le vedi quelle 3 persone laggiù che stanno camminando su questo prato? Ok. E quelle persone lì sono A parte il fatto che questa qua è la parte più bella di tutta quanta l'università. Adesso farò il socio e farò un
Bravo uomo, così ci piace. Mettilo sulle Insta Story, seguitelo, chiocciola Rob Firehawk, e lo trovate su Instagram. Bravi. Fatto sta che leggenda narra che qualora una persona dovesse attraversare questo quadrato d'erba che c'è di fronte a questo enorme edificio, si dice che non potrà mai laurearsi. Questa è la biblioteca dell'università, dove ci sono tutti quanti i libri utili per fare tutti quanti i lavori dell'università. Chissà cos'altro può servire una biblioteca, però dettagli. A mangiare. Volendo. Così mangi i libri, così assimili tutte quante le nozioni mangiando. Esatto. Tutto tipo perfetto smoothie. Cazzo, sai, esatto. Ma sai che non ci ho mai pensato? Sai come dicono che se tu ascolti qualcosa nel sonno te lo ricordi meglio? Hanno mai provato? Fumage. Durante la memory. Esatto, esatto. Hanno mai provato a mangiare i libri? Secondo me funziona. Altra leggenda dell'università: qualora si dovesse calpestare questo logo, si rimarrebbe incinta prima della fine dell'università. Ma io sono un maschio. Boom, pregnant. Oh, ha funzionato, sono incinto. Cavolo, e mo che li mantieni i bambini? Questo pub si chiama La Roccia, The Rock. E qua è dove andavamo ad ubriacarci con tutti quanti i compagni di università, compresi i professori. Rob, mio caro, prima di andarmene devo farti una domanda di fondamentale importanza. Vorrei fare un piccolo giochino con te. Posso sedermi? Okay? Sì, sì, se non ti fa schifo sedere su quella panchina, fai. Il gioco in questione si chiama Fuck, Marry, Kill. Quindi facci le coccole spinte, sposa, uccidi, okay? Ok? Perfetto, i tre nomi sono Kenoia, Eren Blaze, Marci, vai. Chi vuoi sposare, chi vuoi uccidere, chi vuoi coccolare forte? Voglio coccolare forte Marci. Ok. Sposo Kenoia. Ok. E uccidi Eren. E uccido Eren. No, no, pesa. Vedi, anch'io non saprei chi uccidere, è quello il problema. No, io forse farei il contrario. Sposerei Marci, perché così posso viverci insieme ogni singolo giorno. Okay. Faccio le coccole spinte con Eren e rapisco Martina facendo finta che lei sia morta. Fingerò. Coccole spinte, e poi farò la coccole spinte anche con Martina. Minchia, un paio d'ore dopo lo schermo di prima è ancora meglio di prima, cosa ne pensi? Che è molto colorato. E anche quest'oggi, ossia domenica, ho fatto una bellissima live sulla vanilla inizialmente, dopodiché ho concluso facendo una speed HC e mi è piaciuta davvero un sacco, le live mi stanno prendendo tantissimo ultimamente. E a proposito di live, ho quasi 20 ore di ultrasole e ultraluna da recuperare, dannazione. Finirò mai? Saidonia, ti amo, vorrei toccarti. Ciao, com'è andata al lavoro? Quante ore hai lavorato? 55. Sì, 55 ore di fila hai fatto, brava. Comunque, senti, prima con Rob ho fatto un piccolo giochino. Hai presente il famoso gioco Fuck, Marry, Kill? I nomi che hai a disposizione sono questi: Marci, Eren Blaze, Kenoia. Vai, spara. Chi uccidi, chi sposi, con chi fai le coccole spinte? Sposo Martina così posso scoparmela tutta la vita. Ma non si dicono queste cose su YouTube, siamo un canale per i bambini, quindi un canale pulito e educato. Sposo Martina così possiamo fare le cose lecite. Ok, perfetto. Mi imbosco con Marci. Ok, e uccidi Eren? Simone... Complimenti, quindi vuoi uccidere Eren? È questo, è quello che stai dicendo. No. Sentiamo qual è la spiegazione. Perché? Perché te lo faresti già te sicuramente e quindi... Sì, ma infatti è quello che ho risposto, io mi farei Eren, mi farei Simone, esatto, gli farei le coccoline spinte. Quando cosa? Va bene gente, da Tearless Raptor per questo video è tutto. Alla fine ho recuperato circa 2 ore e mezza, 3 di live di Saidonia, me ne mancano soltanto tipo 15. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, a passare in descrizione, da tutti quanti i miei social network, dall'Instagram di Rob, spammiamolo, e dal canale di Maria, e niente, avete una buona giornata. Pinta, vuoi dire qualcosa? Pinta, figa. Ya du ba, 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 ya du ba